Non si può certo dire che il campionato di prima categoria Girone G sia stato noioso quest'anno. L'ultima giornata di campionato proponeva un arrivo in volata a tre, con protagonista Reda, Savarna e Ronco. E non era neppure detto che la cosa si sarebbe esaurita così, come effettivamente abbiamo appurato. Il Savarna giocava sull'insidioso campo di una Bagnacavallo che gioca molto bene nel corso del primo tempo, ci prova Gallinucci, la sua conclusione viene deviata, poi successivamente ci prova anche Vincenzi, fa sua la sfera Senofieni. Eravamo all'undicesimo, andiamo al 27esimo ed è ancora il Bagnacavallo a impostare questa azione sulla destra, il tocco in profondità, poi lo scarico per Amoà che controlla il pallone, scarica un destro violento che rimbalza davanti a Senofieni, la sua respinta, poi ancora il pallone controllato ma alla fine l'azione si esaurisce. Il Savarna si fa vedere al 31esimo con la punizione e la deviazione da parte di Carioli direttamente tra le braccia del portiere di Ranni che fa sua la sfera anche al 45esimo. Si va al riposo sullo 0-0 tra Bagnacavallo e Savarna, ma nella ripresa subito al primo minuto il Savarna cambia le carte in tavola. C'è l'azione che nasce sulla sinistra, il cross di Berti e la deviazione da parte di Didio, il vantaggio del Savarna in casa del Bagnacavallo. Un vantaggio che poteva essere preziosissimo perché il Reda stava stentando in casa del San Leonardo, ma il Savarna adesso vuole incrementare. Ci prova al 12esimo con Placci, conclusione debole la sua, poi andiamo al 20esimo minuto, ancora il Savarna sulla destra, ancora Placci, un tiro cross deviato in calcio d'angolo, per poco non è beffato il portiere della Bagnacavallo di Rani, ci prova su punizione Savelli al 33esimo, pallone alto, poi il Bagnacavallo si vede al 34esimo con Amoà che va vicino a segnare il gol del pareggio, ma 4 minuti più tardi ancora il Savarna, un'azione che molto lunga con la conclusione di Didio che viene respinta dal portiere, ma riprende ancora il Savarna, c'è questa azione sulla sinistra di prepotenza da parte di Berti, lo scarico per Filieri, è ancora Didio a trovare il pallone e a trasformarlo in rete per il gol del 2-0 che chiude i conti tra Bagnacavallo e Savarna. Un 2-0 importantissimo, preziosissimo per la capolista, ma come sappiamo non è l'unica capolista del torneo.